Obiezioni sarà trasmessa sulla web TV della Camera dei Deputati. La Commissione è oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge atto numero 1973, recante modifiche al decreto legge 4 giugno 2013, numero 63, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2013, numero 90. In materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati, scusate, ad energia elettrica. Le audizioni si svolgeranno in videoconferenza da remoto sia per i deputati che per gli auditi che abbiamo qui connessi e saluto. Nel rispetto delle misure di tutela adottate dalla Camera dei Deputati per prevenire il contagio da coronavirus e secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Saluto quindi il professor Federico Testa, presidente dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ENEA. L'ingegner Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea, e la dottoressa Federica Porcellana, responsabile delle relazioni istituzionali di Enea, ai quali do il benvenuto e che ringrazio per la partecipazione. Darei quindi la parola al professor Federico Testa, invitandola a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una quindicina di minuti massimo, anche al fine di lasciare adeguato tempo al successivo dibattito. Grazie per l'invito. Buongiorno. Noi saremo organizzati così. Interviene l'ingegner Graditi, che è il direttore del nostro Dipartimento Tecnologie Energetiche, e siamo d'accordo che gli ultimi 3 minuti, anche due, li faccio io. Quindi l'ingegner Graditi sa quanto deve parlare, quindi la parola a lui. Grazie. Prego. Buongiorno. Vorrei provare a condividere la presentazione, ma vedo che non sono abilitato alla condivisione, quindi procedo lo Adesso stesso. sì, Ah, adesso sì. adesso sì. Sì, adesso la vedo. Ok. Allora. Ok, immagino che voi vediate la presentazione. Allora, partiamo dal fatto che il percorso di confronto a livello internazionale nel contesto delle Conference of Parties ha indicato l'esigenza di una riduzione delle emissioni serra al fine di contenere l'innalzamento della temperatura del pianeta entro i 2 gradi centigradi nella seconda metà del secolo corrente. È una sfida ovviamente ambiziosa che è stata recepita dai Paesi membri della Comunità Europea e ha portato all'emanazione di diversi decreti attuativi, tra cui il regolamento 842 del 2018 che definisce le riduzioni annuali vincolanti di gas serra a carico degli Stati membri per il periodo 2021-2030 e il Clean Energy for All European che prevede il contributo del 32% da rinnovabile, l'incremento del 32,5% di efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. Si tratta di obiettivi da perseguire entro il 2030. In Italia il settore dei trasporti riveste un ruolo importante nella produzione delle emissioni di gas serra, con circa un quarto delle emissioni globali. Oltre il 90% di queste sono generate dal trasporto su strada e considerando esclusivamente la CO2, l'apporto è pari al circa il 30% del totale. A partire dal 2005 il trend delle emissioni di gas serra nei trasporti ha registrato una riduzione dovuta alla diminuzione della domanda, prevalentemente addebitabile alla crisi economica, alla successiva ripresa economica, confermata anche dalla crescita del parametro numero di veicoli per chilometro, ha fatto seguito un aumento delle emissioni serra, in parte attenuato e compensato dalla riduzione dei consumi specifici, dalle migliori classi emissive dei veicoli e da un maggiore ricorso a modalità collettive di trasporto. La mobilità sta evolvendo nella direzione di una maggiore sostenibilità energetica, ambientale, sociale ed economica. Si tratta di un processo di evoluzione, di transizione, che si incardina su 3 pilastri chiave: la riduzione della domanda, lo spostamento modale e la maggiore efficienza veicolare.
La riduzione della domanda si basa su una diversa organizzazione della società, idonea a contenere le esigenze in termini di spostamenti, grazie soprattutto all'implementazione di nuove tecnologie e delle tecnologie legate alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale. Il secondo criterio agisce sulle modalità con cui vengono effettuati e gestiti gli spostamenti e in questo caso l'efficienza energetica del modo di viaggiare, ossia i kilowattora per passeggero chilometro, rappresenta il riferimento da considerare per offrire la stessa capacità di spostamento a costi energetici inferiori e quindi a minori emissioni di CO2. Il terzo elemento riguarda lo sviluppo di tecnologie più efficienti e sostenibili come il vettore elettrico, che sono indispensabili per la sostenibilità della mobilità futura. Per quanto concerne la situazione del parco autovetture nazionali, quindi circolanti in Italia, abbiamo circa 39 milioni di autoveicoli registrati, con un'età media superiore agli 11 anni e con un indice di 0,6 veicoli per abitante, cioè significa 2 veicoli per ogni 3 abitanti. Si tratta di un numero estremamente alto, di un parco autoveicoli datato, con oltre il 56% del totale avente età superiore ai 10 anni. La significativa quota di autovetture datate si riflette anche nella distribuzione per classi di omologazione ambientale. Infatti, le autovetture con standard emissivo compreso tra Euro 0 e Euro 3 rappresentano il 35% del totale registrato, che diviene circa il 65%, includendo anche la classe Euro 4. La Comunità Europea ha definito i livelli di prestazione in termini di emissione specifica di CO2 per le nuove autovetture attraverso il regolamento 631 del 2019. Tali limiti subiranno una progressiva riduzione dai 120 grammi CO2 per chilometro del 2020 fino ai 60 grammi CO2 per chilometro del 2030, quindi si prevede un dimezzamento. L'elettrificazione del trasporto terrestre opera già nella direzione di una maggiore sostenibilità grazie all'incremento dell'efficienza veicolare, ma sconta ancora il peso dell'aspetto emissivo di produzione dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli stessi. Con riferimento al mercato, il 2019 si è chiuso con una percentuale pari allo 0,8% delle vendite complessive ed una crescita del 71% rispetto al 2018. Il primo trimestre del 2020 ha registrato un evidente trend di crescita con un raddoppio delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2019. Nonostante la frenata determinata dall'emergenza sanitaria in corso, in particolare dal lockdown, a settembre 2020 sono stati venduti 30.000 autoveicoli elettrici con un incremento del 124% rispetto all'anno precedente, che corrisponde a circa il 3% del mercato delle autovetture. Le previsioni indicano un numero di veicoli elettrici immatricolati al 2030 tra i 3 e i 3,5 milioni, molto vicini ai valori previsti dal PNIEC. I veicoli elettrici sappiamo che non trovano ancora ampia diffusione a causa sostanzialmente della bassa autonomia o della ridotta autonomia, dell'elevato prezzo di acquisto e della scarsa diffusione delle stazioni di ricarica. L'autonomia è legata sostanzialmente è legata alla quantità di energia che è possibile magazzinare in un sistema di accumulo costituito dalla batteria, che essendo il componente più costoso impatta in modo determinante sul costo complessivo del veicolo. La possibilità di ricaricare la batteria in breve tempo dipende anche dalla disponibilità di adeguate infrastrutture di ricarica, nonché dalle caratteristiche tecnologiche del sistema di accumulo a bordo veicolo in termini di capacità di accettare elevati correnti pur garantendo adeguati livelli di sicurezza. È importante osservare che nel corso degli ultimi anni si è registrata una costante diminuzione del costo delle batterie, infatti, in particolare il costo superiore a 1.000 dollari per kilowattora nel 2010 si è ridotto quasi di un fattore 10 al 2019 e le stime previste dalla società di consulenza Bloomberg prevedono entro il 2023 un costo delle batterie intorno ai 100 dollari a kilowattora, che viene considerato dalla comunità scientifica come il target da perseguire per colmare il divario attualmente esistente tra i veicoli elettrici e quelli convenzionali. Lo sviluppo della mobilità non può prescindere da un'adeguata rete di ricarica per le batterie e anche dalla valutazione degli impatti sulla rete elettrica di distribuzione in relativa alle diverse modalità di espletamento delle ricariche e da quelli che sono anche poi gli impatti in termini, diciamo, economici e fiscali. È da sottolineare che gli impatti sulla rete di distribuzione non sono basati sulla quota di energia richiesta, ma altresì sulla potenza necessaria in un dato istante e dipendono anche dalla dislocazione del punto di richiesta. Pertanto, la rete di ricarica deve essere idonea a soddisfare diverse esigenze,
dell'utenza attraverso soluzioni che vanno da sistemi ad alta potenza in grado di operare sessioni di ricarica in brevissimo tempo a stazioni di ricarica capaci di gestire in modo flessibile la domanda di ricarica e la potenza disponibile in allaccio. È interessante osservare che spesso si tende a sottolineare il bisogno di ricorrere ad elevate potenze per ridurre al minimo il tempo di ricarica e contenere il disagio dell'attesa. Tuttavia, la maggior parte dei viaggi giornalieri ha percorrenza limitata ed i tempi in sosta sono di svariate ore. Si tratta quindi in generale di condizioni che potrebbero favorire la realizzazione di una rete di ricarica a potenze contenute atta a soddisfare la maggior parte delle richieste quotidiane. Inoltre, la possibilità di integrazione di sistemi di accumulo veicolare evidenzia il contributo che i veicoli elettrici possono offrire alla rete attraverso i cosiddetti sistemi di ricarica Vehicle to X, dove il veicolo diviene parte attiva del sistema, scambiando in modalità bidirezionale energia con la rete, l'abitazione, l'ufficio o altri veicoli. L'IEA denota che tendenzialmente la ricarica della batteria a bordo veicolo nel 2030 avverrà in ambito privato per circa l'87% dei casi in paesi a forte mobilità elettrificata e oltre il 70% nel resto del mondo, mentre la ricarica pubblica rapida sarà applicata rispettivamente nel 20% e 10% dei casi. È anche importante osservare che la stima degli investimenti necessari entro il 2030 per la realizzazione e diffusione dell'infrastruttura per la ricarica elettrica a livello europeo è individuata in circa 20 miliardi di euro per punti di ricarica pubblica e 80 miliardi di euro per ricarica privata, cifre che corrispondono a qualche per cento degli investimenti in infrastrutture stradali previsti entro il 2030. La transizione verso la mobilità è affrontata attraverso l'implementazione di misure abbastanza variegate che coprono l'incentivazione ad acquistare e usare veicoli elettrici, così come possibili forme di penalizzazione dei veicoli convenzionali in base agli impatti ambientali e sociali e a quelle che sono le esternalità generate. Un primo approccio è il finanziamento per la riduzione del gap di prezzo, quindi agisce sull'incentivo in termini di differenziale di prezzo tra veicoli convenzionali e quelli elettrici. Il provvedimento è generalmente declinato attraverso la diminuzione delle tasse di acquisto o l'introduzione di incentivi dedicati. Questa formula trova tuttavia dei limiti di finanza pubblica che spesso impongono tetti all'effettiva disponibilità e risulta meno impattante sul mercato in caso di cessazione di erogazione degli incentivi. Un'altra forma si basa sull'introduzione di un'aliquota differenziata per la tassa di acquisto o registrazione che operi in base alle prestazioni energetiche e ambientali, indirizzando la politica fiscale in base ai risultati attesi. Si tratta di un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico che guarda a un mercato aperto a tutte le soluzioni di pari o maggiore sostenibilità. La riduzione sul prezzo di acquisto attraverso detrazioni, quindi l'incentivo sul prezzo, è una via che agisce sulla leva dei costi da sostenere. La scelta di questa soluzione deve risultare ben calibrata ed equilibrata per non ridurre la platea dei fruitori a causa dei limiti di finanza pubblica e dalla dipendenza della capienza dell'imposta su cui operare la detrazione. Altro intervento di minore impatto riguarda le scelte dell'utenza e la riduzione dei costi operativi, con sconti ad esempio che riguardano esenzioni per parcheggi, autostrade, tasse di accesso a zone a traffico limitato, eccetera. In termini di supporto, e vado verso le conclusioni, le politiche per le infrastrutture di ricarica si aggiungono a quelle di acquisto del veicolo elettrico e possono risultare differenti in base alla natura del punto di ricarica. Quindi abbiamo ricarica domestica, che è il sistema maggiormente utilizzato dai soggetti privati e risulta in genere meno onerosa di quella rapida. Analogamente, operatori commerciali che posseggono delle flotte di veicoli, utilizzano quindi sistemi di ricarica in ambiente privato, possono trarre vantaggio da soluzioni di ricarica a bassa potenza. E la ricarica pubblica è un sistema di ricarica che concorre a completare le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici e in questo caso le azioni di promozione, riguardano sostanzialmente, dovrebbero essere coordinate a livello di disposizione sul territorio in modo da rispondere, adeguatamente, con efficienza ed efficacia a quelle che sono le esigenze degli utenti. Per agevolare la transizione elettrica, gli incentivi, anche sotto forma di detrazione, dovrebbero indirizzarsi a coprire il divario del prezzo di acquisto tra veicoli convenzionali elettrici, dovrebbero facilitare la modulazione temporale dell'incentivo in relazione al punto di parità che si raggiungerà al decrescere del costo delle batterie, essere maggiorati in funzione delle prestazioni ambientali dei veicoli, essere accompagnati da politiche di sostegno sui costi operativi e guardare al potenziamento elettrico delle flotte pubbliche del trasporto collettivo.
Infine, per l'infrastruttura di ricarica, gli incentivi addizionali dovrebbero concorrere all'introduzione di sistemi di ricarica flessibili e all'implementazione di servizi vehicle to grid, vehicle to home nelle infrastrutture di ricarica private aperte al pubblico. In conclusione, si tratta di un processo di transizione e come tale deve essere affrontato in maniera graduale e bisogna che segua una strada equa, equilibrata e che sia anche sostenibile da un punto di vista economico e fiscale. Io ho terminato l'intervento. Credo di essere rimasto nei tempi previsti. Posso Grazie. fare l'aggiunta dei Prego. due minuti? Prego, prego. Ma io ho ritenuto importante aggiungermi alla relazione dell'ingegner Graditi perché siamo in audizione in Commissione Finanze e quindi so di trovare una platea attenta ad alcune considerazioni di tipo economico. Allora, uno dei temi importanti, come diceva l'ingegner Graditi, quando si parla di mobilità elettrica è quello dell'infrastruttura di ricarica. Noi stiamo assistendo ad una esplodere di iniziative relative ad una tipologia di infrastruttura di ricarica, che è l'idea mettiamo le colonnine di ricarica per la strada. Più colonnine ci sono, più c'è la possibilità di ricaricare. È vero, certamente è vero. Per mettere le colonnine di ricarica per la strada, noi dobbiamo avere la possibilità di portarci tutta la corrente che serve. In molte città questa possibilità non c'è, quindi mettere molte colonnine di ricarica per la strada in molte realtà italiane vuol dire fare investimenti estremamente forti sulle reti di distribuzione, perché le reti di distribuzione in molte città non sono in grado di reggere questo carico. Naturalmente, e so di trovare nella Commissione Finanze orecchie sensibili, gli investimenti nel rifacimento delle reti di distribuzione vanno in bolletta. Ma è giusto che sia così, perché se un operatore fa investimenti, gli investimenti li deve riprendere e li riprende tramite le bollette. Le colonnine per la strada non sono l'unico sistema per fare una rete di ricarica. Vi faccio un esempio solo. Noi abbiamo una rete di distributori di benzina, di gasolio e cose simili. Allora, un'alternativa può essere quella di utilizzare i distributori attuali, la rete di distributori, mettendo sotto i distributori, magari al posto del serbatoio del gasolio che forse non ci sarà più, delle belle batterie stazionarie alimentate in media tensione che consentono a quel distributore di fare la ricarica del veicolo in pochi minuti, tempi che adesso noi utilizziamo per fare il pieno di benzina, con un operatore esperto con guanti da lavoro e scarpe da lavoro che riesce a buttare tanta energia dentro l'automobile. Naturalmente questo ha un impatto diverso in termini economici sui costi di apprestamento della rete di ricarica. Allora il mio invito, e finisco, è quello di non innamorarci di un'unica soluzione. Probabilmente i due sistemi possono essere combinati. Nel parcheggio dei dipendenti dell'ospedale, che ci stanno 8 ore, vanno benissimo le colonnine per la ricarica, ci mancherebbe altro. Forse non vanno altrettanto bene sulle vie del centro, forse quei signori lì li dobbiamo mandare a ricaricarsi al distributore di quartiere, che poi se ha la batteria sotto può fare anche da punto di equilibrio dei flussi di energia in quel quartiere lì, perché poi sappiamo che se ci spostiamo sulle rinnovabili
la gestione dell'equilibrio del sistema diventa più complicato. Quindi riflettiamo di queste cose con un occhio anche ai costi che finiscono per arrivare sulle bollette, quindi sui cittadini e sulle imprese. Grazie. Grazie a lei. Invito i colleghi che hanno espresso l'intenzione di formulare quesiti o osservazione a contenere il proprio intervento in 2 o 3 minuti per consentire a tutti di intervenire anche al fine di lasciare un adeguato tempo alla fase di replica. Collega Fragomeli. Grazie Presidente, grazie agli intervenuti che ci hanno sicuramente dato una prospettiva rispetto alle problematiche dell'infrastrutturazione, della ricarica veloce, ma in generale del tema ricarica. Io mi permetto di porre a loro qualche quesito, nel senso che l'impostazione, la ratio della norma era anche un po' legata a utilizzare un'infrastruttura parzialmente esistente, mi permetto di dire. Non in modo del tutto definito, ma mi permetto di fare l'esempio di centri commerciali, di grandi aree industriali dove fondamentalmente sono energivori, hanno già una forte presenza e disponibilità di energia e quindi in qualche modo io voglio capire con voi se oltre alla classica rete stradale, perché stiamo parlando di auto elettriche, quindi mi rendo conto quanto le dorsali autostradali siano importanti e debbano essere infrastrutturate per garantire una migliore diffusione delle auto elettriche. Anche come si possa creare in una prima fase, sicuramente un'infrastruttura che consenta comunque di rendere competitiva l'auto elettrica anche come veicoli commerciali, quindi per chi la usa per lavoro e quindi chi ha necessità di spostamenti, magari anche di più dell'attuale disponibilità di autonomia dei mezzi elettrici e quindi fare anche percorsi un po' più lunghi con delle ricariche veloci. Quindi il tema è, ma secondo voi è possibile, fattibile in qualche modo implementare un'infrastruttura che non è dedicata a questo, ma che ha una maggiore implementabilità, penso appunto alle industriali e altre aree commerciali, per delle ricariche veloci o sarebbe inutile, problematico e critico e quindi bisogna andare sugli investimenti che sentivo dire legati in particolare sulle dorsali autostradali? È chiaro che poi io penso anche a un sistema in una fase come questa, proprio per i veicoli commerciali, dove ad esempio alcune colonnine siano adibite a un sistema di CUP, di prenotazione anticipata, cioè chi fa per lavoro si deve spostare, deve fare qualche centinaio di chilometri in più, possa anche organizzare una prenotazione di questa cosa, perché il tema vero sarà che le colonnine presenti oggi sono insufficienti, ma se dovessimo avere delle colonnine dedicate al transito commerciale, attività lavorative e via dicendo, quindi uno sa che in una determinata fascia oraria la disponibilità o meno, e quindi mi rendo conto che non è pensabile di infrastrutturare un sistema e che poi uno arriva, trova la colonnina occupata per le ore e non la utilizza. Quindi anche quella è infrastrutturazione, anche quella è servizio. Quindi queste sono solo 2 banali osservazioni, ma che servono a capire la fase di startup e che possa garantire quindi un maggior distribuzione in tempi brevi della rete e che non contempla chiaramente gli investimenti che abbiamo sentito fare, invece importanti da qui al 2030, che sono un'altra cosa, è auspicabile, però l'obiettivo della legge, torno a dire, è uno questo e l'altro, come avete sicuramente capito rispetto alla capacità fiscale, via dicendo, è quello di rendere competitivo l'acquisto di un'auto elettrica anche da persone che non hanno grosse risorse, perché sappiamo oggi cosa costa un'auto elettrica, è una delle barriere d'ingresso maggiori all'acquisto perché è un onere molto elevato, quindi l'idea di abbattere il 50% e mi permetto di dire, è chiaro, è frutto di un emendamento, poi concludo, che potremo andare ad affrontare, è quello che con quello che è avvenuto rispetto alle ristrutturazioni edilizie, al 110 e dicendo, si possa anche qui pensare a una cessione del credito che supererebbe anche la questione importante capisco perfettamente dalla capacità fiscale. Quindi quei soggetti meno abbienti verso cui la legge vuole indirizzare l'acquisto di auto elettrica avrebbero anche la possibilità non solo di avere un recupero importante dell'acquisto del costo, ma anche proprio averlo in tempi molto brevi e non legato a detrazioni che nella legge erano previste per 5 anni. Quindi questo è un po' riassumendo i 2 filoni principali dell'ambito di questa norma, a fronte di un mondo che è cambiato da quando ho presentato questa legge, e cioè che va, l'abbiamo visto ieri, lo rivediamo oggi, lo rivedremo oggi pomeriggio, tutto il tema della transizione ecologica, tutto il tema della mobilità elettrica che la farà da padrone nei prossimi anni anche nelle politiche europee.
Grazie. Collega Zanichelli. Solo innanzitutto grazie per gli interventi. Mi piacerebbe avere un paio di approfondimenti riguardo a due aspetti. Il primo sicuramente è l'omogeneizzazione e la standardizzazione della rete di colonnine e dei sistemi di approvvigionamento, che è lì probabilmente c'è da capire quali sono le cose che questo Parlamento può fare, sia per rendere più omogenea anche dal punto di vista informativo e anche in prospettiva la distribuzione delle colonnine sostanzialmente dei sistemi di approvvigionamento, perché come è anche stato ricordato il livello di affidabilità percepita di questo sistema è sicuramente una delle caratteristiche che poi alla fine può far propendere la scelta di un'auto di questo tipo. E un altro aspetto su cui mi piacerebbe un piccolo approfondimento è, se non ho inteso male, il sistema di incentivazione, perché sappiamo che sì, un veicolo può anche essere elettrico, ma se ad esempio pesa 1,5 tonnellate piuttosto che è estremamente potente, può risultare in definitiva eventualmente anche più impattante anche nella costruzione del veicolo stesso di veicoli eventualmente anche semplici utilitarie con altri sistemi termici, semplicemente però a quel punto una sostituzione, quindi chi cambia una piccola utilitaria magari a metano e compra una grossa auto elettrica, sì sicuramente l'auto di per sé non inquina, però l'approvvigionamento elettrico è sicuramente un aspetto che non per forza al 100% viene da sistemi del tutto puliti. Quindi da questo punto di vista mi preme capire, e forse questa era la vostra proposta, che il sistema di incentivazione dovesse tenere conto non solamente del fatto che sia elettrico, che sicuramente è quello dove dobbiamo andare, ma anche del livello complessivo di emissioni correlate al veicolo, che quindi sono appunto anche interamente la potenza che la contraddistingue. Ecco, da questo punto di vista mi piacerebbe avere un paio di approfondimenti. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, darei spazio alla replica. Prego, potete pure replicare. Sì. Vai, graditi. Allora, andando un po' per ordine sui primi punti, per quanto riguarda l'aspetto legato alle infrastrutture di ricarica, come ha detto il Presidente precedentemente, dobbiamo agire su due direttrici. Una è l'azione infrastrutturale, gli impatti che questa può determinare sulla rete di distribuzione, e l'altra, che non è assolutamente secondaria, è una gestione più virtuosa, più smart delle modalità di spostamento, perché modalità di spostamento differenti riducono sicuramente la gravosità della ricarica in termini di domande e conseguentemente delle infrastrutture correlate. Però in termini diciamo pratici è corretto e opportuno utilizzare i punti di ricarica pubblici o privati aperti al pubblico per eseguire azioni di ricarica durante tutte le soste che sono tipicamente casa lavoro o le soste di media durata in zone di attrazione o in zone in generale di tipo commerciale. Queste sono azioni che possono essere espletate attraverso dei punti di ricarica di tipo standard. Parlando di ricariche di tipo standard, per ricollegarci alla seconda domanda, parliamo sostanzialmente di ricariche con potenze sotto i 22 kW. Attualmente in Italia abbiamo oltre 12.000 punti di ricarica di tipo standard. Quindi lo sviluppo della rete di ricarica non deve gravare sulla rete elettrica con interventi onerosi di potenziamento della rete di distribuzione che, come ha evidenziato il Presidente, hanno anche degli aspetti non banali in termini di invasività nei contesti urbani, perché ci sono situazioni particolari dove la rete di distribuzione non è stata pensata e costruita per rispondere a quest'ulteriore domanda. Con riferimento ai sistemi di ricarica rapida e ultra rapida, riveste un ruolo importante nel caso di carica in tempi brevi, quindi per via di una ridotta sosta, ad esempio nei trasferimenti lunghi. In quel caso andrebbero comunque idoneamente allocati ed eventualmente supportati con sistemi di buffer elettrico in virtù delle elevate potenze di picco richieste. Quindi stiamo parlando di un altro settore applicativo, ad esempio la lunga percorrenza, le infrastrutture delle reti autostradali, dove le soluzioni di utilizzare delle infrastrutture già presenti, tipo quelle legate al rifornimento di carburante, è sicuramente una soluzione molto molto valida. In termini di
incentivazione. La nostra proposta va proprio nella direzione dell'ultimo intervento, cioè una proposta che guarda a determinare un finanziamento, quindi un incentivo per ridurre il gap di prezzo tra il veicolo convenzionale e quello elettrico, in quanto questo a nostro modo di vedere consentirebbe in ogni caso di avere un impatto minore sul mercato in caso di cessazione di erogazione degli incentivi, accompagnerebbe correttamente questo processo di transizione verso un elemento di parity e consentirebbe di allargare significativamente la platea dei fruitori da questo punto di vista. Per quanto invece attiene alla questione legata all'aspetto energetico correlato al veicolo, è da considerare ovviamente l'elemento anche di emissività energetica, quindi di energia elettrica necessaria per la ricarica. Il veicolo elettrico in situ, quindi sostanzialmente statico, fermo, è un veicolo a emissioni nulle. È evidente che nel momento in cui il veicolo svolge la sua funzione, quindi determina uno spostamento, sarà accompagnato anche in quel caso da emissioni che sono correlate alla quantità di energia elettrica necessaria per la sua ricarica. Anche qui sono state definite le emissioni specifiche dalla Commissione europea, soltanto per darvi un'indicazione su un campione significativo di veicoli elettrici commerciali in Italia, i limiti di emissione con riferimento all'aspetto emissivo di energia elettrica, sono inferiori rispetto a quelli previsti al 2021 e in larga parte sono già sotto la soglia prevista al 2030. Quindi da questo punto di vista noi godiamo anche del vantaggio, lasciatemi dire, di avere una forte penetrazione di fonti rinnovabili che conseguentemente ci fa determinare un valore di emissività in termini di energia elettrica prodotta guardando alla parte di CO2 che è sicuramente inferiore rispetto a situazioni dove c'è una componente più significativa proveniente da combustibili fossili. Posso aggiungere una cosa brevissima, Presidente? Sì. Allora, l'onorevole Fregomelli diceva aree industriali, centri commerciali dove ci sono le infrastrutture di distribuzione. Va benissimo, ci mancherebbe altro. Però noi, quindi sono d'accordo, il senso dell'intervento anche precedente è proprio quello di dire abbiamo più leve che possiamo utilizzare. Utilizziamole tutte, tenendo conto che oggi come oggi noi utilizziamo i veicoli per fare anche cose molto diverse. Allora, se ci facciamo 15 chilometri al giorno, anche se l'auto sta ferma ad una colonnina che alimenta 6 kilowatt, qualcosa si ricarica. Vuol dire che insomma a casa ci torniamo. È chiaro che se invece l'utilizzo è un utilizzo diverso, tu hai bisogno di sistemi di ricarica di tipo diverso, sistemi di ricarica veloce o sistemi di ricarica più potente, perché sennò l'auto elettrica non diventerà mai il sostituto fino in fondo dell'auto a combustione interna. Cioè, cerchiamo di capire questa cosa. Oggi come oggi, quello su cui si stanno spingendo i costruttori, voglio dire, Tesla c'ha la batteria da 150 kilowatt. Mi dicevano che Porsche fa per l'anno prossimo una macchina con 450 kilowatt. Ok, 450 kilowatt a 6 kilowatt all'ora sta lì 4 giorni. Cioè, adesso scusate, è una battuta, ma è chiaro che se vogliamo che quell'auto, che l'auto elettrica possa realisticamente diventare un sostituto dell'auto come l'abbiamo sempre utilizzata fino ad oggi, andiamo su batterie più pesanti, andiamo su batterie più potenti, abbiamo bisogno di infrastrutture di ricarica. Dobbiamo stare attenti che dietro a questa problematica c'è anche una problematica sociale, e cioè la problematica sociale di chi può permettersi l'auto per la città e l'auto per andarci in gita la domenica fuori porta e di chi invece ne deve prendere una.
e a questo punto, se non lo mettiamo nelle condizioni di poterlo usare, sceglierà quella che gli consente l'autonomia. Quindi sono tutte cose su cui è giusto riflettere insieme per trovare le soluzioni tecniche opportune. Grazie, scusatemi. Grazie Presidente, ringrazio Enea anche per gli spunti interessanti. Procediamo anche con la prossima audizione. Grazie. Grazie, buonasera. Arrivederci, grazie. Deputati. La Commissione è oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge numero 1973, recante modifiche al decreto legge 4 giugno 2013, numero 63, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2013, numero 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Le audizioni si svolgeranno in videoconferenza da remoto, sia per i deputati che per gli auditi. Nel rispetto delle misure di tutela adottate dalla Camera per prevenire il contagio da coronavirus e secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Saluto quindi il dottor Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia, il dottor Federico Caleno, il responsabile per la mobilità elettrica di Enel X, e l'avvocato Fabrizio Iaccarino, responsabile per gli affari istituzionali centrali di Enel Italia, ai quali do il benvenuto e che ringrazio per la partecipazione. Darei quindi la parola al dottor Augusto Raggi, invitandolo a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una quindicina di minuti al massimo, anche al fine di lasciare adeguato tempo al successivo dibattito. Prego. Innanzitutto buonasera, buon pomeriggio e grazie innanzitutto per questa convocazione. Buonasera a tutti gli onorevoli al Presidente. Sono Fabrizio Iaccarino, sono responsabile di affari istituzionali centrali e introduco velocemente appunto i colleghi che ha già presentati. Andiamo alla presentazione che dovrebbe essere stata circolata, la chart numero 2, in cui viene data una fotografia introduttiva, diciamo, di quello che è la presenza di Enel oggi nel mondo e dove si può, credo, apprezzare una leadership come operatore di reti, come operatore delle rinnovabili e come operatore che ha la maggiore base clienti retail nel mondo. Nella chart successiva, la chart numero 3, potete vedere quello che è Enel in Italia oggi. Enel in Italia fa circa il 40% dei numeri che abbiamo visto prima, quindi è, diciamo, una multinazionale dal cuore italiano, ancora fortemente connotata da una presenza in Italia molto importante. E qui trovate anche uno spaccato della presenza, che ci faceva piacere condividere con la Commissione, uno spaccato della presenza nei vari settori. Nelle rinnovabili abbiamo circa il 23% della capacità installata, nella generazione termoelettrica un numero del 16%, molto diverso da quello degli anni precedenti, che testimonia anche un po' il cambio di paradigma del settore energetico. Nelle reti l'85% delle reti di distribuzione di energia elettrica, quindi le reti di bassa e media tensione in Italia,
Sul mercato, circa il 5% dei clienti sull'energia elettrica nel mercato Dottor libero. Raggi, scusi se la interrompo. Avete la possibilità di condividere lo schermo? È difficile. Proviamo, Allora proviamo un proviamo a attimo. distribuire noi copia cartacea, allora. Grazie. E aspettare. Salve. Se ritiene utile possiamo attendiamo qualche minuto o proseguiamo. No, prego, prosegua pure. Grazie. Comunque, insomma, la presentazione è stata inviata e avete modo di vedere, insomma, un po' questo, però il punto, quindi, diciamo, quindi il 40% circa dei numeri di Enel vengono fatti appunto da Enel Italia. All'interno di Enel Italia, nell'organizzazione ci siamo dati, c'è appunto Enel X, la divisione di cui adesso passo la parola al dottor Raggi per raccontarci. Allora, buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia, grazie alla Commissione, grazie Presidente di averci chiamato a questa audizione. Sono Augusto Raggi, responsabile Italia di Enel X. Un accenno veloce a quello che è il settore energetico, che sta vivendo una trasformazione radicale sotto la spinta di alcuni macro trend, quali il processo di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, la progressiva elettrificazione dei consumi, che aumenterà la domanda globale di energia, di elettricità, la spinta alla digitalizzazione, una domanda di servizi sempre più crescente e più personalizzata. E quindi la consapevolezza di questa profonda trasformazione nel gruppo Enel, tra le altre cose, si è tradotta nella creazione di Enel X, la divisione del gruppo che offre soluzioni innovative e digitali per anticipare i bisogni legati alla trasformazione energetica di cui sopra. Gli obiettivi strategici di Enel X, vado velocemente, sono infatti quelli di supportare i clienti nell'elettrificazione dei propri consumi finali, accompagnare gli stessi clienti nella decarbonizzazione e l'uso più efficiente dell'energia, e creare quindi un nuovo valore attraverso l'offerta di nuovi prodotti e servizi. Per questo la mission di Enel X è quella di, abbiamo questa ambizione, quella di trasformare l'energia in soluzioni tecnologiche, innovative e servizi che possano quindi dunque portare vantaggi a persone, aziende e città. Se peccato che non c'è la presentazione, comunque arriverà adesso e abbiamo l'offerta di Enel X si compone quindi di come andiamo a realizzare la nostra mission attraverso un'ampia offerta che si sviluppa principalmente su sei filoni di business che coprono sia il mondo consumer che business che government, quindi la pubblica amministrazione. Partirei proprio da questo, il Business City rivolto alla pubblica amministrazione mira alla creazione di un modello urbano smart che permetta l'implementazione di sistemi di illuminazione intelligente, abilitanti e quindi al risparmio energetico, e nuovi servizi tra cui anche la videosorveglianza, alla riqualificazione di edifici, all'elettrificazione del trasporto pubblico. Abbiamo poi il secondo filone, che è quello del business industry, rivolto ai clienti business del settore industriale e terziario che vogliono acquisire maggiore consapevolezza sui propri consumi energetici, ridurre i costi e aumentare quindi la loro sostenibilità. Enel X offre anche, devo dire, a queste imprese la possibilità di usare l'energia in modo intelligente e profittevole, così da creare nuova competitività per il business di queste aziende, implementando soluzioni con una particolare attenzione a quelli che sono i servizi flessibili e tecnologie legate all'efficienza energetica. Poi abbiamo un terzo mondo, che è quello del business home, rivolto ai consumer, ai clienti residenziali, abilita questi clienti ad avere case sempre più efficienti e smart attraverso una serie di servizi e prodotti all'avanguardia, quali il fotovoltaico, lo storage, il clima caldaia e servizi di assistenza. Abbiamo poi un po' l'oggetto di oggi, il filone della mobilità elettrica, rivolto a tutti i segmenti di clienti, che ha un ruolo da protagonista, la mobilità elettrica nello sviluppo del paese, contribuendo alla creazione di una rete di ricarica pubblica e privata diffusa su tutto il territorio nazionale. Abbiamo poi aggiunto ai quattro filoni iniziali di Enel X altri due, il Business Financial Service, rivolto a tutti i segmenti di clienti, che mira alla creazione di soluzioni finanziarie innovative e accessibili. E poi il sesto elemento è quello della fibra ottica e creare valore attraverso la costruzione del network sulla fibra ottica. E lo sviluppiamo soprattutto a livello globale. Attraverso questa proposition, e qui chiudo e ringrazio la Commissione,
e passo la parola a Federico Galeno, e attraverso questa proposition Enelix quindi crea un circolo, questa è un po' l'ambizione che abbiamo, di creare un circolo virtuoso che parte dalla spinta all'elettrificazione dei consumi, che incoraggia l'efficienza energetica, liberando risorse per lo sviluppo della mobilità elettrica, favorendo la flessibilità della rete necessaria ad integrare la sempre crescente energia derivante da fonti rinnovabili. Io ringrazio ancora la Commissione, il Presidente, e passo la parola a Federico Galeno, che è responsabile della mobilità elettrica in Italia. Grazie Federico. Grazie, buonasera. Allora, se andiamo alla slide numero 6, entriamo nel mondo di Enelix Mobility. Nell'ambito di Enelix noi abbiamo raggruppato tutte le esperienze che dal 2008 il gruppo Enel ha fatto in termini di mobilità elettrica, e quindi l'obiettivo è stato quello di far tesoro di tutte le esperienze di innovazione e sviluppo tecnologico che aveva contraddistinto gli anni precedenti in tutte le varie aree del gruppo, ma soprattutto di creare un interlocutore unico che potesse affrontare il mercato offrendo soluzioni integrate che soddisfino i vari bisogni della mobilità elettrica. Naturalmente il target di Enelix è realizzare l'infrastruttura di ricarica e offrire servizi che servano a sviluppare la mobilità sostenibile in Italia. Se passiamo alla slide numero 7 capiamo qual è il principale intervento che Enelix ha avviato nel 2017. In particolare relativamente all'infrastrutturazione nazionale, lanciando il piano infrastrutturale che prevede come target da raggiungere il raggiungimento di un numero sufficiente di punti di ricarica al 2022 utili per poter gestire un avvio del mercato della mobilità elettrica che traguarda un target di circa 115.000 veicoli attesi per il 2022. Questo è il piano che ci siamo dati al 2017 per, diciamo, smuovere il mercato della mobilità elettrica, ed è un piano aperto, flessibile e dinamico, nel senso che è un piano che va di pari passo con lo sviluppo del mercato elettrico, del mercato della mobilità elettrica. Quindi, diciamo, se lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica. Quindi, questo piano lo stiamo attuando, quindi qui vediamo che a fine settembre 2020 abbiamo raggiunto più di 10.600 punti di ricarica su tutto il territorio nazionale, copriamo tutte le regioni d'Italia, cerchiamo di garantire una copertura geografica omogenea, e ora, diciamo, terminata questa fase in cui abbiamo ottenuto questa prima copertura omogenea, stiamo nella seconda fase in cui ci stiamo concentrando sulle aree dove effettivamente il mercato della mobilità elettrica si sta sviluppando per prima. Se passiamo alla slide 8, entriamo sull'argomento del decreto legge delle agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici, che naturalmente in quanto elemento a sostegno dello sviluppo della mobilità elettrica trova il nostro favore, quindi noi valutiamo assolutamente in maniera positiva questo decreto, questa proposta di legge, quindi la possibilità di avere una detrazione finanziaria del 50% sull'acquisto dei veicoli elettrici è per noi una misura interessante per contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica. Un'unica osservazione che abbiamo relativamente alla proposta di legge riguarda la non cumulabilità di questa detrazione rispetto ad altre misure che possono essere presenti, quali quelle che trovano anche le semplificazioni nei decreti di semplificazione e rilancio. La considerazione nostra è che, siccome la mobilità elettrica riveste un ruolo importantissimo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal MIEC, la possibilità di non avere questa non cumulabilità tra le diverse iniziative è un'ulteriore spinta allo sviluppo della mobilità elettrica. Per quanto riguarda i temi che sono più a cuore di Enelix, quindi legati all'infrastrutturazione, il decreto legge prevede che siano previste, a nostro parere, in maniera positiva, agevolazioni fiscali anche da parte di privati che mettono a disposizione il loro
suolo per ospitare stazioni di ricarica ad uso pubblico. Attualmente è prevista una misura del 20%. La nostra proposta è che, sempre nella logica di incentivare maggiormente lo sviluppo della mobilità elettrica, si possa lavorare a un'incentivazione del 50%, prevedendo che anche questa incentivazione vada nei confronti di privati che non necessariamente acquistino infrastrutture, ma anche contribuiscano all'investimento che è necessario per infrastrutturare il suolo di cui hanno la proprietà. Quindi prevedere anche la possibilità di detrarre, magari fino al 50%, il contributo che loro possono erogare in favore di operatori terzi che possono effettuare l'investimento, compartecipare all'investimento e poi operare l'infrastruttura ad uso pubblico. La restante parte della nostra presentazione si basa su delle indicazioni, su delle considerazioni sulle misure che sono state attuate finora, che vanno nell'indirizzo di sviluppare la mobilità elettrica. In particolare, per quanto riguarda la misura di semplificazione, è sicuramente positiva la considerazione fatta per agevolare l'installazione sul suolo pubblico, dove viene superato l'obbligo di presentazione della SCIA. La nostra proposta per rendere attuabile in maniera più semplice questo decreto è quello di definire, una volta che è stabilito che non è necessario presentare la SCIA, definire che possa essere sufficiente una richiesta unificata di occupazione e manomissione del suolo pubblico, che sia unificata e che sia da presentare al comune come notifica per attuare una installazione. Anche sul suolo privato il decreto di semplificazione porta delle effettive agevolazioni per installare delle stazioni di ricarica, abrogando il vecchio decreto ministeriale del 3 agosto del 2017. La nostra proposta è di omogeneizzare il trattamento di queste installazioni di infrastrutture di ricarica ad uso privato ad una normale attività di installazione domestica, che non è soggetta ad autorizzazione o assegnazione certificata, purché nel rispetto delle norme vigenti per la realizzazione di impianti elettrici. Nella slide 10 continuiamo le nostre considerazioni in merito alle misure di semplificazione che sono state approvate, proponendo una modifica del codice della strada, in particolare per quanto riguarda la segnalazione la segnalazione orizzontale e verticale associate a infrastrutture di ricarica. Oggi non c'è una specifica prescrizione di come devono essere identificati gli stalli di parcheggio di stazioni di ricarica. Questo determina anche a volte, in particolare nelle grandi città, un utilizzo improprio degli stalli di parcheggio. Quindi la nostra proposta è di prevedere uno specifico, come viene fatto in molti paesi europei, uno specifico segnale stradale, sia orizzontale sull'asfalto sia verticale, prescriva appunto il fatto che quello stallo è dedicato alle vetture elettriche in ricarica. Nella slide 11 alcune considerazioni in merito, sempre per la misura di semplificazione, in merito ai finanziamenti. In particolare in merito ai finanziamenti che sono stati erogati nell'ambito del PNIRE, la nostra considerazione è che è sicuramente stata una scuola interessante, però diciamo i risultati raggiunti, in particolare il fatto che non si è potuto stanziare più del 50% dei fondi che sono stati stanziati, a causa, a nostro parere, delle regole con cui questi fondi venivano erogati, e il fatto che i comuni fossero gli attori principali su cui elargire questi finanziamenti. Quello che è emerso da tutti questi anni di esperienza che abbiamo vissuto è che questa non è probabilmente la strada migliore, e sarebbe dal lato nostro preferibile un accentramento del Ministero dei Trasporti del finanziamento e della definizione delle regole con cui assegnare fondi magari agli operatori che sono interessati a infrastrutturare aree ad uso pubblico secondo regole e modalità che vengano stabilite dai comuni. Questo ci consentirebbe di attuare in maniera più veloce finanziamenti anche per
installazione di stazioni di ricarica quick, quindi quelle ricarica rapida, ma soprattutto per le infrastrutture di ricarica veloce, e magari potrebbe essere diciamo seguito questo procedimento facendo come hanno fatto altri paesi europei, come anche la Germania, superando la regola del de minimis, quindi facendo notifica alla Commissione europea del finanziamento che verrebbe erogato in questa maniera. Per finire, chiudiamo con quella che consideriamo la misura più importante che deve essere tenuta in considerazione per effettivamente agevolare lo sviluppo della mobilità elettrica nel nostro paese e raggiungere i target che sono prefissi, che sono quelli che gli interventi sulle componenti tariffarie per l'energia elettrica che alimenta le stazioni di ricarica. Oggi il costo di una ricarica per un cliente che usa un'auto elettrica è fondamentalmente dettato dal costo dell'energia, quindi di quanto costa l'energia. E il decreto di legge della semplificazione ha giustamente, a nostro parere, indirizzato il tema della uniformità dell'energia di ricarica, del costo dell'energia per la ricarica, per la ricarica in ambito pubblico, cercando di uniformarla al costo per la ricarica in ambito privato. Quindi questo è sicuramente un indirizzo giusto che secondo noi è importantissimo per agevolare lo sviluppo della mobilità elettrica e raggiungere gli obiettivi del PNIEC. A nostro parere questo quanto previsto dal decreto di semplificazione andrebbe anche diciamo sarebbe facilmente attuabile in considerazione del fatto che oggi gli oneri di sistema per gli allacci che sono dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici sono molto più alti di quelli che vengono pagati per i normali allacci, ben due volte e mezzo quelli che vengono pagati dai normali allacci. E oltretutto questa riduzione, questo allineamento degli oneri di sistema non comporterebbe degli oneri, degli aggravi sul sistema, in quanto tutti questi consumi sono consumi aggiuntivi rispetto al, quindi non andiamo a detrarre da una base imponibile già definita, ma andremo a diciamo a uniformare i costi su consumi aggiuntivi. Qui si termina la nostra descrizione, ringrazio la Commissione e diamo spazio alle domande. Grazie. Grazie. Invito i colleghi che hanno espresso l'intenzione di formulare quesiti e osservazioni a contenere il proprio intervento in 2-3 minuti per consentire a tutti di intervenire, anche al fine di lasciare un adeguato tempo alla fase di replica. Collega Fragomeli. Grazie Presidente, grazie ad Enel X per la relazione di oggi, gli interventi che sono stati molto puntuali. Io, come ho chiesto prima ad Enea, volevo capire con voi come la rete infrastrutturale di ricarica possa essere implementata in tempi relativamente brevi e che quindi in qualche modo si sviluppi già su una rete parzialmente esistente, seppur con funzionalità diverse. E quindi nella norma, come avete appunto visto la norma della proposta di legge, si fa riferimento a luoghi già fortemente energivori, dove ci sono grandi punti energetici, pensiamo appunto ai centri commerciali, pensiamo appunto alle aree industriali e via dicendo. Nel DL semplificazioni, come avete ricordato voi, ci sono delle semplificazioni per rendere anche questi luoghi, penso alle aree industriali, anche di maggiore fruizione pubblica, con un riconoscimento anche da parte dell'operatore privato della funzione che diventa nuova, che va a svolgere, che appunto è far parte di una rete di erogazione energetica per la mobilità elettrica. Quindi da questo punto di vista volevo capire da voi secondo voi questa cosa possa essere implementata, possa essere raccordata anche con un sistema, dicevo prima, di prenotazioni con una finestra temporale breve tra una ricarica e l'altra, ma è chiaro che uno sviluppo della mobilità elettrica passa sicuramente anche dalla possibilità di ricariche rapide, comunque programmabili, e quindi attraverso un'app, attraverso un sistema di distribuzione sul territorio italiano che consenta a chi deve fare molti chilometri, oltre a quelli che sono nella classica autonomia della propria auto elettrica, di approvvigionarsi con un tempo ristretto sia per l'accesso alla colonnina sia poi per i tempi di ricarica. Quindi è un tema che differenzi anche le colonnine in due tipologie,
chiaramente con delle finestre, perché se uno per varie problematiche arriva oltre un certo minutaggio, è chiaro che la colonnina non deve rimanere ferma, ma deve essere utilizzata anche da coloro che hanno altri interessi. Però è chiaro che chi organizza un viaggio, per chi ha necessità di avere ricariche veloci, quello di arrivare, essendo oggi l'infrastruttura anche molto, molto rada, arrivare presso la colonnina, non aspettare molto, poter fare una ricarica veloce e proseguire nella sua attività lavorativa, perché il tema è anche quello di consentire, oltre che la ricarica per coloro che vanno al centro commerciale a fare la spesa e quindi hanno del tempo da attendere, anche per coloro che giustamente lo fanno, sono di passaggio e quindi sfruttano questo luogo di approvvigionamento energetico. Avete letto bene abbiamo sentito bene da Enea, quindi anche il tema dell'energia pulita, del grande sviluppo anche del fatto che l'approvvigionamento avvenga poi su strutture che hanno fonti di energie rinnovabili, e quindi anche questo è un tema che è importante. Però volevo capire voi come miglioriamo e come strutturiamo in tempi relativamente brevi, miglioriamo la qualità della nostra rete, sapendo che dovremo arrivare invece poi a regime, con magari tra qualche anno, anche a una rete che si sviluppi sulla dorsale autostradale, che si sviluppi nei principali luoghi di passaggio dei mezzi a mobilità. Quindi un po' capire cosa ne pensate anche voi, di come si possa, in qualche modo, voi come operatori del settore, iniziare a risolvere questo problema, che è uno dei principali problemi, oltre a quello dell'autonomia dei mezzi, al costo dell'auto elettrica, che la legge si pone un problema di risolvere in parte. Dicendo che però, per rispondere alla questione che poneva Enalix, è complicato pensare di cumulare incentivi di scontistica insieme a quelli di una detrazione fiscale, che qui non era prevista perché non era possibile, però sicuramente con degli emendamenti può diventare anche una cessione del credito, e quindi può diventare anche questa una novità, perché non più un recupero in 5 anni con una determinata capacità fiscale del cliente, dell'acquirente dell'auto elettrica, ma anche in tempi molto brevi attraverso la cessione del credito. Grazie. Grazie. Non ci sono ulteriori richieste di intervento, quindi darei spazio alla replica. Grazie per la domanda. Assolutamente, diciamo, quando definivamo il piano infrastrutturale dinamico e aperto, era proprio per, diciamo, indirizzare due particolari caratteristiche del piano, che è quello di andare incontro alle esigenze dei clienti nelle diverse occasioni che può avere per ricaricare il veicolo elettrico. Quindi una caratteristica importante è la differenziazione delle infrastrutture di ricarica a seconda della tipologia di sosta che il cliente può fare. Quindi noi installiamo tipicamente stazioni di ricarica che consentono una ricarica fino a 22 kW, laddove la sosta può ragionevolmente durare un paio di ore, ma stiamo infrastrutturando con stazioni di ricarica in corrente continua, con potenze sempre crescenti. Noi finora abbiamo installato stazioni con potenze di 50 kW per ricariche dell'ordine di mezz'ora, ma stiamo per andare diffusamente con un'infrastrutturazione, con stazioni di ricarica con potenze che vanno da 100, 150, 350 kW. Abbiamo in Italia attivi 4 siti, definiamo high power charger, per la ricarica 350 kW. Sono ricariche che quindi consentiranno di ricaricare l'80% della batteria in 15-20 minuti. Con le nuove vetture che arrivano sul mercato, che consentono ricariche da 150 kW a 270-300 kW. Quindi è assolutamente differenziato il tipo di infrastruttura che andiamo già oggi ad installare. Dicevo, siamo arrivati a più di 10.500, in realtà siamo quasi a 11.000 punti di ricarica installati, circa una buona parte di questi sono già attivi. Contiamo di installarne ulteriori 1.000 entro la fine dell'anno, e con un piano graduale che appunto è quello che traguarda i 28.000 punti di ricarica al 2022. Tutte le infrastrutture di ricarica a potenza elevata consentiranno di avere più stalli di ricarica, proprio per consentire a chi viaggia di avere maggiori garanzie di poter trovare un punto di ricarica libero.
tutte le nostre infrastrutture sono gestite da una piattaforma centrale che garantisce il monitoraggio e il controllo delle infrastrutture, abilitando servizi anche di prenotazione. Quindi già oggi il cliente tramite app dei diversi service provider, mobili service provider che possono accedere alla nostra infrastruttura, e qui vengo al termine aperto. L'infrastruttura aperta vuol dire che noi mettiamo a disposizione del mercato l'investimento che effettuiamo in termini infrastrutturali, consentendo ai vari mobili service provider di offrire servizi di ricarica attraverso la nostra infrastruttura. Quindi tutti i mobili service provider possono offrire servizi di prenotazione sulle infrastrutture. La regola che abbiamo attuato finora consente di prenotare un'infrastruttura quando il cliente si trova a un quarto d'ora di distanza da un punto di ricarica, per evitare di creare problemi a un cliente che invece vuole utilizzare, che si trova in prossimità della stazione di ricarica. Quindi questo è la garanzia di avere tutto controllato da una piattaforma. Ci dà anche la possibilità al cliente di pianificare un viaggio e trovare i punti di ricarica che sono più consoni ai tempi delle proprie soste, e quindi magari prenotare, quando è vicino al punto di ricarica, la stazione di ricarica che gli serve. Tutte le nostre infrastrutture di ricarica attestate ad allacci dedicati che creiamo per appunto infrastrutturare per installare infrastrutture di ricarica sono alimentate da energia certificata verde. Quindi naturalmente non possiamo garantire che tutti gli elettroni che vengono utilizzati per la ricarica siano provenienti effettivamente da fonti rinnovabili, però la certificazione, il contratto che usiamo per fornire le stazioni di ricarica sono contratti che certificano la compensazione con energia prodotta da fonti rinnovabili. Questo ci dà anche la possibilità di massimizzare, siccome sono tutte stazioni di ricarica che sono governate da una piattaforma centrale che governa i processi di ricarica, ci dà anche la possibilità di modulare i processi di ricarica in funzione della effettiva produzione da rinnovabili del sistema energetico. E quindi per noi, come dicevamo prima, i vari servizi di Enel X per incentivare la transizione energetica, la mobilità elettrica è uno di quei fondamenti che ci aiutano a aumentare la flessibilità della rete per migliorare la capacità della rete di assorbire energia prodotta da fonti rinnovabili. Questa è un'ultima proprio integrazione, che proprio per favorire la domanda principale, l'implementazione rapida dell'infrastrutturazione, è molto importante tornare a quel concetto che abbiamo spesso prima della semplificazione autorizzativa. Questo è un elemento, perché appunto gli operatori sono impegnati, Enel X è estremamente impegnato in questo, è fondamentale avere la possibilità di una autorizzazione unica, per capirci, su tutto il territorio nazionale, quindi di non avere oltre 8.000 procedure differenti in tutto il territorio nazionale, quello che comporta, ma avere a livello di legislazione centrale un'unica, qui abbiamo fatto una proposta, un'unica forma di richiesta unificata, appunto di occupazione e manomissione del suolo pubblico, che è una forma semplificata, che dà tutte le garanzie, ma che è fondamentale per poter mettere a terra, passatemi l'espressione, tutta questa capacità, questo piano infrastrutturale che con Enel X e anche altri operatori abbiamo sul sistema paese. Grazie mille, faccio un saluto a Enel X e procediamo con la prossima audizione. Grazie. Grazie da parte nostra, grazie ancora.